Al giorno d'oggi, tutti noi attendiamo il weekend per dedicare del tempo a noi stessi. Ogni essere umano dovrebbe sfruttare il proprio tempo libero per evadere dalla routine settimanale che il lavoro in qualche modo ci obbliga a seguire. C'è chi fa sport per evadere da tutto questo, chi va in moto, chi disegna. Noi, beh sì noi, questa razza così strana, preferiamo vivere in prima persona, una prospettiva completamente differente. Benvenuti nel mondo dell'FPV. Finalmente è arrivato il giorno dell'evasione. Carichiamo tutta la nostra attrezzatura e prepariamoci a farci travolgere dalle mille sensazioni che il nostro drone in qualche modo ci regalerà. Quello che non molti sanno è che quando indossiamo i nostri goggles perdiamo completamente il controllo del nostro corpo. Le mani inizieranno a tremare, la testa punterà inevitabilmente in una direzione alta o bassa che essa sia. Inizieremo a sudare, a fare versi strani con la bocca e alle volte a cercare di controllare il nostro quad con movimenti che il nostro corpo neanche conosceva, come se a esso avessimo collegato un giroscopio. Ciò che l'occhio esterno vedrà saranno semplici manovre folli, passaggi fuori dalla concezione umana, buchi larghi poco più di 225 mm nei quali far sfrecciare il nostro quad. Ma quello che vedremo noi vedremo solo una lunga lista di obiettivi. E finalmente potremo assaporare questa sensazione di libertà tanto attesa. C'è un vecchio detto che diceva che una volta aver provato l'ebbrezza del volo, quando sarai di nuovo con i piedi per terra, continuerai a guardare il cielo. Leonardo da Vinci.